Nonostante i suoi quasi 15 anni e una bella età per un cane, Pimpa non è mancata alla consegna dell'attestato che le intitola un asteroide per i suoi meriti da cacciatrice di meteoriti. Nel gennaio del 2020 fu infatti la cagnetta a segnalare a Davide Gaddi un frammento del bolide di Capodanno, la cui caduta nella zona era stata segnalata pochi giorni prima dalla rete Prisma. Avevo sentito che era successo qualcosa, che c'era la possibilità che qualcosa fosse caduto a terra, un meteorite, c'era l'aller di Prisma ovviamente. Io sono andato a fare un giro sull'argine del fiume Secchia, come faccio spesso, anche per stare un po' in mezzo alla natura con la Pimpa. E niente, a quel punto lì, lei hanno usato sull'argine del fiume Secchia, hanno usato per terra, non tornandomi a richiamo, avevo notato un pezzo di un sasso non delle nostre parti, nero con una patina nera. Sabato pomeriggio al Museo Italiano di Scienze Planetarie di Prato, la cagnetta e il suo accompagnatore hanno quindi ricevuto il riconoscimento, andato anche a due delle animatrici del Museo Pratese. Altri due asteroidi porteranno infatti i nomi dell'astronoma Serafina Carpino e della geologa Daniela Faggi, rispettivamente responsabile delle attività educative e conservatrice del museo. In mostra, eccezionalmente, per tutto il pomeriggio, anche la meteorite di Cavezzo, che il Museo Pratese ospita.